Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 12 febbraio. Devo dire la verità che i giornali oggi sono un po' a ricasco di quello che è successo nei giorni scorsi e poi vedremo quello che succede oggi con il voto al Senato per mandare a processo Matteo Salvini. Il coronavirus, di notizie oggi c'è soltanto una, e cioè che ci sarebbe un vaccino entro 18 mesi. È una notizia di quelle che danno i giornali che ti fanno un po' sperare, però se voi vedete esattamente quello che è successo a virus simili alla SARS, alla MERS, entro 18 mesi il virus scompare, quindi faremo un bellissimo vaccino che servirà assolutamente a nulla. Sarebbe molto più interessante capire se c'è una cura per i sintomi che questo coronavirus sta, per le morti che questo virus sta comportando, che sono superiori a 1000. Nel frattempo, notizia di cronaca, i due cinesi a Roma starebbero un pochino meglio. L'OMS minaccia peggiore rispetto a quella del terrorismo. Intanto non so quali siano le conoscenze che ha l'OMS della minaccia vera del terrorismo, però insomma possiamo dire che l'OMS è un gruppo di cialtroni? Io sono abbastanza di questa idea. Ieri la punta dell'iceberg, oggi minaccia peggiore rispetto a quella del terrorismo. Però state calmi, state calmi, non facciamo allarmismi, perché questo noi non conosciamo cosa sia il terrorismo, ma è una minaccia peggiore del terrorismo. Cialtroni, se tu devi pensare a qualche cosa di cialtrone nel mondo, pensi alle organizzazioni internazionali, praticamente tutte. L'OMS è una di queste. Nel frattempo ci sono un po' di bagarre parlamentari sulla questione della prescrizione. Ha vinto o non ha vinto Renzi? Non lo riesco a capire bene. Quello che è certo è che ieri ha votato con l'opposizione, un voto che non conta assolutamente nulla perché non ha fatto nessuna sfiducia al governo, nessuna sfiducia a buona fede. Insomma, è il solito trick and track di come si chiama, di Matteo Renzi. Zingaretti oggi dice: Renzi, per nascondere la debolezza dell'Italia dei valori, impedisce a noi di governare. È capace di tutto, dice ad Alberto Signore. Insomma, è la tattica, diciamo, parlamentare di Renzi, che col 4% e con una pattuglia parlamentare recuperata un po' da Fratelli, un po' dalla sinistra, un po' dalla destra, cerca di avere un ruolo. Questo è poco ma sicuro. Renzi, senza, diciamo, nessuna rappresentanza se non quella del 4% che gli danno oggi sondaggi, in realtà è l'uomo chiave di questo governo. Il fatto invece è il più, diciamo, pessimista di tutti: governo, crisi si avvicina. Io credo molto poco a questa crisi, nessuno voglia andare a fare una nuova campagna elettorale, ovviamente. Sulla prescrizione Sallusti dice e redarguisce: ieri non abbiamo fatto la zuppa, il pezzo di travaglio di ieri che facevo mazzo così a Nordio. Nordio è l'unico magistrato che non piace a Travaglio e forse è uno dei pochi che piace invece a Sallusti e anche al sottoscritto. Non è uno dei pochi perché sono tanti magistrati per bene, sono pochi quelli che parlano. E contro Nordio ha proprio fatto una specie di, come possiamo dire, character assassination ieri. Travaglio, Sallusti lo difende dicendo che invece i magistrati che piacciono a Travaglio, a parte il manettaro Davigo, sono quelli che hanno fatto i partiti, tipo Ingroia, oggi sospettato e accusato di peculato per 150.000 euro, o Di Pietro. Insomma, questi sono quelli che piacevano al caro giustizialismo quotidiano. In realtà, riguardo alla prescrizione, non ci sarà più l'emendamento al milleproroghe, che era tecnicamente una cosa molto complicata, ma un disegno di legge. E nel frattempo si stanno muovendo delle cose nel Parlamento, forse il Corriere della Sera lo dice, e sta per nascere il gruppo dei responsabili, cioè se fa troppo casino Renzi, questo è l'altro problema di Renzi, ci potrebbero essere dei transfughi di Forza Italia che danno una mano al governo Conte. Io li voglio vedere uno per uno, questi transfughi di Forza Italia che danno una mano al governo Conte. I nomi ci sono. La capogruppo, la donna più attiva di questa materia sarebbe la Polverini. Vi ricordate la sindacalista, quella che dei conti diciamo stratosferici dell'UGL, il sindacato fondato dalla Polverini, che è complice Bella Ciao, come si chiama, di martedì, ebbe un grandissimo successo. E Berlusconi pensò bene di prendere una sindacalista dell'UGL per fare la rivoluzione liberale. Questo vi dà anche il senso di come si possa fare una rivoluzione liberale con la sindacalista della Polverini. Quindi Polverini, secondo me, è l'unica di quelle che andranno via da Forza Italia che lo fa con una certa coerenza. È stato incoerente Forza Italia ad averla, non già la Polverini ad andarsene via oggi. Certo, poi se vedi che se ne va via Romani, capogruppo del Senato, rimastoci male dal fatto che è stato fatto fuori dalla Bernini, beh, allora insomma qualche dubbio te lo poni su Romani, che proprio uscire da Forza Italia per andare a finire
in un gruppo di responsabili che supporta Conte. Mi sembra una di quelle cose incredibili, però vedremo se questo avviene. Oggi parlano dei gi giornali, Mallegni, 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 quello a cui che l'hanno arrestato e che la persona che l'ha arrestato è diventata il fratello, è stato sottosegretario alla giustizia e la sorella è stata segretaria di Palazzo Chigi con Renzi e adesso va con quelli che l'hanno arrestato. Mallegni, io non ho parole per Mallegni, non ho parole se va con questi qua, perché voglio dire, più di arrestarti che cosa ti devono fare? Ti devono sputare in faccia per non andare più a passeggio con loro. Se un uomo c'è una dignità, forse con quelli con cui non lo so, ecco, è arrestato ingiustamente, per carità, l'abbiamo difeso migliaia di volte. Cioè, noi difendiamo Mallegni dal suo arresto ingiustificato e lui va poi con quelli che l'hanno arrestato. Ma allora vale tutto e io la trovo fantastica. Fantastica. Salvini nel frattempo rischia il carcere, oggi c'è un dotto pezzo del giornale Il Foglio, che un tempo era un giornale garantista, che sostanzialmente non dice nulla, se non che gli farebbe piacere che Salvini, insomma, venisse sconfitto per via giudiziaria. Mi complimento con quelli del Foglio, che hanno una grandissima coerenza, diciamo, garantista, quando gli fa comodo a loro. Quindi rischia il carcere, oggi si vedrà come e quanto rischierà. Di Zingaretti vi ho parlato. L'altra piccola questione nella destra, che non è tanto piccola, ne parlano vari giornali, Tommaso Lopapa, ma non solo La Stampa, il titolo della stampa è che stanno bisticciando Meloni e Salvini. Nonostante il selfie che avete visto anche a Quarta Repubblica dei due insieme, in realtà sulla candidatura in Puglia stanno bisticciando, tanto che la Meloni dice a Salvini: scusami, se vuoi un candidato e governatore, non ti prendere quello della Puglia, fitto, ex Forza Italia, ex democristiano che va a finire con la Meloni, ma prenditi quello della Campania, che invece quota a Forza Italia e che è Caldoro, ex socialista, ex Forza Italia, ex presidente della regione. Insomma, è una specie di roba che io, cioè, vale tutto. Cioè, se il centro-sinistra non è in buona salute, diciamo che il centro-destra non sta veramente brillando. Se ancora non hanno vinto, già litigano. Meloni contro Salvini, insomma, questo lo trovate sui giornali di oggi. Che altro? Ah no, c'è un sacco di altra roba. Beh, di politica, ragazzi, è da pisciarsi delle risate l'intervista a questo a Cerchietto Santori. Il Cerchietto Santori, sputtanato da Ogongo l'altro giorno in televisione, che dice che gli ha mandato degli SMS dicendo che era un piccolo liderino di questi liderini che, no, che dicono: in televisione tu non ci devi andare, di politica tu non ci devi parlare. Insomma, decidono loro, non so in virtù di quale potere e da chi gli hanno conferito. Chi gli ha conferito questo potere? Beh, insomma, oggi fa un'intervista, oltre ad aver detto quella minchiata pazzesca, va da Provenzano, ministro secondo me intelligente del PD e del Sud, e gli dice: c'ho un'ideona, facciamo l'Erasmus tra Nord e Sud. Toc toc! Erasmus tra Nord e Sud, così magari qualche veneto inizia a parlare: uè, uagna, ciao, uacchia! Pugliese, questo è il concetto dell'Erasmus Nord-Sud, ma questi veramente, cioè, idee zero, e quelle poche che hanno sono delle minchiate. Però l'idea della Benetton è sempre stata un'ottima idea, e lui dice varie cose, tra cui: mi sento come un segretario, giuro, giuro, l'ha scritto, mi sento come un segretario di partito, ma senza nessun privilegio dei segretari di partito, non comando. Non ho autorità, non prendo un soldo. Ma questo è proprio. No, non lo so, non lo so. Non comando, non ho un'autorità, non prendo un soldo. Ma perché cazzo dovresti comandare? Ma chi dovresti comandare? Ma perché dovresti prendere un soldo? Ma perché dovresti avere autorità? Ma siamo una roba, cioè, una roba da pazzi. Zingaretti è stato eletto, Renzi è stato eletto. E Salvini è stato eletto, Meloni è stata eletta, ma te chi t'ha eletto? Ma chi sei? Se non che qualche piccola domanda devi chiedere scusa. E comunque Ogongo dice che questa roba qua dell'autorità invece lui se la sta cercando di dare. E poi, che cos'è? E poi gli chiedono: ma tu ti candiderai? Ma semmai a una candidatura locale. Questi si sono bevuti il cervello. Ma chi sono? Ma chi sono? E vabbè, certo, è colpa anche dei Boccia e dei Provenzano, che ovviamente ricevendoli a Palazzo Chigi o nei loro ministeri, insomma, gli danno un ruolo che non c'hanno, secondo me. Poi strumentale. Aspetta, se il Premier, cos'è che dice? Se la Premier con la manifestazione. Ah, e poi se la prendono con la manifestazione.
manifestazione del Movimento 5 Stelle che fanno una manifestazione contro i vitalizi. Per me è una manifestazione minchiata, come tutte le manifestazioni anticasse del Movimento 5 Stelle. Ma sapete che dicono i sardini? Il massimo della demagogia di sinistra di piazza? Quella manifestazione è strumentale e non hanno. E cosa dice? E non c'entra nulla con l'attività di governo. Ma che, questi veramente stanno diventando pane bianco e galli della loggia. E altre robe divertenti quali sono? Beh, insomma, non tanto divertenti sull'economia due notizie. Air Italy salta e il fatto micidiale ricorda quando Salvini, sì, scusatemi, l'altro Matteo Renzi diceva che quella sarebbe stato un campione mondiale, alla fine è saltata con 163 milioni di euro di debiti di perdite l'anno scorso e 230 nel 2019, 163 nel 2018 e 230 nel 2019. Trump, quello che è altro che il Green New Deal, noi ci facciamo le pippole con Ursula Green New Deal, che non si sa che cazzo è, e quello spende 70 miliardi per andare su Marte. Non so chi sia più pazzo, ma uno li spende per la ricerca scientifica concreta su una roba, ritorniamo sulla Luna, lo spazio, Marte, eccetera, e l'altro è il Green New Deal, cioè Green New Deal, contenta lei, non nascono più italiani, 435.000 alle nascite del 2019, 647.000 alle morti nel 2019, muoiono più persone di quanto nascono. L'unico pezzo oggi interessante è l'intervista a De Rita, perché tutti dicono le solite minchiate, i giovani, il lavoro, la precarietà, tutte minchiate, l'unica grande novità è quella di un vecchio signore come De Rita che dice sì, vabbè, gli asili, i soldi, la disoccupazione, non c'entra nulla, è una società narcisistica che non vuole fare più un sacrificio e i figli sono sacrificio per il ricco, per il medio e per il povero. Grande, grandissimo De Rita, che quando non parla alla deritese comunque si fa capire alla grandissima. Stella oggi nelle ultime tre righe della sua rubrica sapete cosa ci spiega rispetto alle foibe? Dopo quella orrenda pagina di televisione che ho visto, Bella Ciao con le foibe ieri sera, Bella Ciao era quella che gridavano, urlavano e cantavano mentre ammazzavano gli infoibati, ma oggi leggo Stella in un pezzo ridicolo, ridicolo, caro Stella, sarai pure un bravo giornalista, ma tu non puoi dire che contro, che il centrodestra che si impossessa per motivi di bottega di un dolore. Questa è una bugia mostruosa, Stella. Il centrodestra non si impossessa di nessun dolore, è semplicemente l'unico che ha difeso quel ricordo, mentre tutta la sinistra, a cui evidentemente tu strizzavi l'occhio, delle foibe se n'è fottuta per 50 anni. La cattiva coscienza della sinistra è quella che ha fatto sì che la piazza fosse lasciata libera a chiunque non fosse di sinistra. Altre cose, duro, altre cose ce ne sono poche, io vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani e vi invito a guardare sul sito nicolaporro.it tante altre cose sui temi di giornata. Ciao!